Buongiorno, avrei tanto voluto saltare questo weekly vlog, ma no, perché alla fine non ho detto ma sì, tanto devo registrare anche le giornate dove magari sono malata. Ebbene sì, sono malata, ho fatto questi giorni a casa a letto, da lunedì a oggi che è venerdì, e non ho registrato appunto niente perché ero veramente conciata, infatti dalla voce si sentirà ancora. Ho un sacco di tosse, ho tutto tappato qui, poi sto prendendo già delle medicine da 2 giorni, che in teoria queste medicine mi ha prescritto la dottoressa, andrebbero bene sia per l'infiammazione che ho in corso che per i brufoli, però i brufoli si stavano già attenuando, quindi non so se lo notate, ma sono più, vabbè, sempre rossi, ma più piatti, vi assicuro. E questa cosa che questa pillolina manda via i brufoli mi rende molto molto contenta, in più mi ha prescritto anche le Diane. Mi ha detto di riprendere la pillola e vedere come va con la pillola. Io non volevo, però ancora non l'ho presa perché va presa il primo giorno di ciclo. Io non la voglio prendere in realtà, però proviamo. Se poi vedo che mi gonfia anche quella, non mi fa star bene, tutto quanto la smetto perché non lo so, non mi va di prenderle. Anche se poi sto male perché salto il ciclo, eccetera, eccetera. Poi voi sapete benissimo i miei problemi per chi mi segue. Per chi ha visto i video aggiornamento della pillola sa, e non lo so, sono un po' contrariata dal prendere la pillola, quindi devo ancora vedere bene. Magari la prenderò per queste due scatole che mi ha prescritto, poi vedremo. Sì, ho ancora l'albero di Natale. Col fatto che sono rimasta a letto questi giorni non ho ancora tolto l'albero e quindi sono un po' incasinata, devo fare un sacco di cose, sono indietro con tutto. E non ce la faccio più. No, non sono andata a fare un riposino, ma semplicemente ho messo questa mascherina perché la stavo provando. È una mascherina da notte, bellissima, sciccosissima, che mi è arrivata da Too Faced perché mi hanno mandato il primer Hangover e io non l'avevo mai provato, so che è uno dei must. Comunque, sto perdendo tempo e in questa stanza c'è una bellissima luce. Quando si avvicina questo periodo dell'anno, prima dell'estate, quindi in pieno inverno, prima dell'estate, c'è il pomeriggio questo sole che punta nella mia cameretta ed è bellissimo perché è tipo tutto arancione, cioè un giallo arancione, veramente bella la luce che si forma qui dentro. Poi c'è anche le tende chiare, quindi mi fa anche la luce più filtrata. E niente, adesso mi preparo, sono veramente conciata da buttare via, mi tolgo anche questo. E credo che lo userò per dormire, è veramente figo. Non ho mai provato le mascherine, ho provato una volta la mascherina per dormire e avevo questo senso di soffocamento. Non so cosa c'entrano gli occhi col fatto che ti stai soffocando, perché io ho gravi problemi nell'addormentarmi e soffro di insonnia e veramente soffro di un sacco di cagate perché sono veramente da prendere e da buttare via proprio nel cestino. La mamma stiamo uscendo. Ma la mamma dirà perché. Adesso vi spiegherà perché Gloria cammina dritta. Perché è il busto. Sì, ma che busto. Un busto arsizio. No, abbiamo messo tipo quello di Abbiamo, quello di Waste Gang Society, che sarebbe un brand americano che usa anche Kylie Jenner e tutta la famiglia Kardashian, che praticamente l'avevo vista loro e mi ha chiesto tutte le misure dal giroseno fino insomma alla vita. Oh, oddio, faccio pure fatica a parlare. E vi assicuro che vi toglie tipo 8 taglie. Ho il busto che è così, però fa allo stesso tempo. Ah, non andava. Allo stesso tempo bene, tra virgolette, perché vi fa stare dritte. Io sono una che sta gobbissima, voi lo sapete. Però, se dovete fare una maratona, no. Ah, è là la macchina. Se dovete fare una maratona, non va bene perché morite. E se cadete dovete farvi aiutare tipo da una gru perché cadete in questo modo e non potete più rialzarvi. Ecco, adesso ci sarà da ridere perché mi dovrò sedere. Certo che anche io, super malata, mi metto il bustino oggi, no? Che quando soffio il naso mi esplode lo stomaco. Aiuto! Ok. Perché le donne fanno questo? Mamma! Mamma! Devo andare indietro! Mi devi premere la levetta! Ti prego, fallo! No, no, premi la levetta sotto per andare indietro! Vado? Aspetta. Dimmi quando? Eh sì, aspetta. Ah, ok. Ok, adesso ce la posso fare.
No, mamma, è impossibile star seduta. Mo' me lo levo sto coso. Ok, scherzavo, era tutto rose e fiori. No, è una merda. Comunque, se stai indietro col sedile, leggermente con la parte dietro, la spalliera. Ma aspetta, così? Vabbè, no, forse c'è ragione, sai. Hai messo la cintura. Ma come faccio a guardare la strada così? No, mamma. E niente, adesso andiamo a fare la spesuccia e poi torniamo a casa. Sempre se non esplodo prima, se non implodo prima. Comunque siamo appena tornate e mi è sceso il raffreddore, perché arriva la sera e mi tappo tutta. Al mattino presto e alla sera. C'ho un casino in casa che non voglio neanche pensarci e dobbiamo togliere l'albero. Questa è la mia pancia, questa è la mia vita con il bustino. Qua ha fatto un po' di difetto perché sono stata seduta in macchina e si è smollata un po'. Infatti questa parte qua è più smollata, dovrebbe star così. E anche questa qua dello stomaco, però vabbè. E vabbè, io adesso ho messo questa perché è una maglietta felpata e col fatto che sono raffreddata ho messo questa qua, almeno stavo calda. Però l'effetto di questo bustino è questo qua. Cioè non è che stringe tanto di profilo, ma stringe frontalmente, voi vedete proprio questa parte qua più stretta. Io non sono mai stata per fortuna una tavola da surf, nel senso che già le forme qua io ce l'avevo. Però essendo ingrassata di questo, cioè questa parte qui, non si vedeva più questa parte qui. Però quando ero magrissima si vedeva tantissimo questa parte qui. E in realtà, togliendo, cioè io qua non ho ciccia da come si dice, da stringere. Qua la sento molto più stretta e infatti sono un po' più piatta, ecco. Quindi mi piace l'effetto che dà. Ho fatto le patatine e le ho tagliate in questo modo con questo arnese qui. Devo essere sincera, non gli davo un euro. Secondo me è uno di quegli aggeggi dove ti dicono che sono tipo super power e poi un fungo. E sono venute carine, infatti ci ho fatto due teglie. Ho messo il pepe, il sale, l'olio e poi un po' di paprika, perché a noi ci piace un sacco la paprika dolce. E quando saranno pronte ci metto sopra un po' di... dai, prezzemolo, non mi veniva. E mangiamo con sopra anche magari un po' di olio, sì, ciao, di olio, un po' di limone. E li mangiamo insieme agli anelli di totano. Quindi niente, oggi mangiamo molto fish and chips. Ecco qui i fish and chips per stasera. Cacchio, due teglie sono venute tante, io pensavo fossero poche. Cioè veramente, 20 minuti in forno, una goduria. Buonissime. Buongiorno, oggi questa è la mia merenda. Ieri ho preso sto smoothie mango ananas arancia e ho preso anche altri due gusti. La prima volta che lo provo, però mi sembrava buono. E poi ho preso questi. Cioè questo è il Kraffen. Oggi giornata proprio casalinga al massimo, col raffreddore. Adesso smangiucchio, aggiorno il computer e nel frattempo magari mi metto un film e stiro. Quindi niente di che, ragazzi. Oggi veramente questa settimana potevo anche evitarvela, però vabbè. E poi in realtà domani Andrea va a giocare a soft air, che è domenica, e io mi sveglierò comunque presto perché devo girare un video che voglio fare da un po', che voi comunque avrete già visto. Buongiorno, oggi per colazione invece lo smoothie ananas, banana e cocco e la girella. Io non so come si chiamano sti cosi. Forse aspetta qua. Chiocciola all'uvetta con dentro la crema e sopra ci ho messo un po' di... l'ho messo prima al microonde e poi ci ho messo sopra un po' di zucchero a velo, quindi buon appetito a me! Eccomi qua, è passata un'intera mattinata perché ho riordinato la stanza. Non ci entravo da giorni in questa stanza, nel mio studietto, perché era veramente incasinata e c'erano stati dei problemi e ci sono ancora dei problemi evidenti, ma quando ci sono dei problemi in questa stanzetta io la evito, non ci entro perché sennò mi viene il nervoso. Dovrebbe essere la mia stanza rilassante, ma quando ci sono problemi di umidità e tutto quanto mi sale il nervoso, quindi vabbè. Ho sistemato tutto il fondo di quello che sarà appunto il background del video e qui ho preparato
molto in modo incasinato le softbox con la postazione dove mi truccherò, e questa sarà la postazione. Ovviamente col cinquantino verrà un po' più ristretto. E che dire, ho preparato un sacco di trucchi perché voglio fare un tutorial. L'acqua non è qua per essere bevuta, ma è per tenere il tavolino dritto, altrimenti casca in giù da quel lato, perché pure questo è bello pesante, essendo al centro non calibra molto. Ho finito di registrare, mi sono anche preparata. C'è un casino, ci sono ancora le softbox, c'è ancora un po' un casino perché più tardi devo fare un altro video, volevo fare un altro video. E quindi niente, adesso stiamo per uscire io e Andrea, e anche se sono tutta raffreddata, non importa, bisogna uscire. E sì, c'è ancora l'albero da togliere. Siamo in macchina, fa un freddo assurdo. E adesso andiamo dalla mamma, all'Esselunga. Ma che cazzo sta succedendo? Oddio. No, vabbè, stava prendendo fuoco il campo qua. Qualche deficiente deve averlo appiccato. Qua si divertono, piccoli piromani crescono. Per fortuna i vigili del fuoco l'hanno spento subito. Caffè Andrea. È buono qui. Io ho preso il mini caffè. Ci voleva adesso la mamma. Ciao, ciao a tutti. Il caffè che sei? Ah, vabbè. È tutto l'orzo È sempre piccolo. stata molto. Anche l'orto piccolo. Scommessa al bar. Visto che dentro all'Esselunga non si può vloggare, vloghiamo fuori. C'è scritto non Non si si può può. vloggare. Gloria non può vloggare. Abbiamo fatto la spesona. Fai vedere la spesona. Che spesona. E abbiamo incontrato due patatine che mi hanno riconosciuto dai capelli, mi hanno detto, e sono state super carine. Abbiamo fatto la Esatto, abbiamo fatto la fotina e erano due strafighe. Mamma mia, senti Cosa? il vento. Magge, ghiacciatissimo. È giovedì sera, cene. Pausati Spotify. È giovedì sera, no, è domenica sera. E io ho appena finito di registrare anche l'altro video, quindi sono super super contenta perché sono riuscita a fare tutto. E adesso sta scaricando la chiavetta, quindi adesso mi strucco. Adesso mi impigiamino, mi impigiamo, mi impi... Adesso mi vado a cambiare, in sintesi, mi vado a cambiare e mi metto comodissima perché sì, sarà una lunga notte perché sono le 10:30 e io devo praticamente montare e caricare il video entro domani mattina alle 6 perché li carico cioè, tutte le mattine, il lunedì, il mercoledì e il sabato alle 6 del mattino, quindi devo essere precisa anche questa volta. Vi abbandono, questo weekly vlog finisce qui, spero non vi abbia annoiato, lo so, sta settimana era veramente pessima, ma non ho fatto niente di che col fatto che sono stata male. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo weekly, ma sì, weekly, weekly must vlog, certo, Gloria. Ci vediamo al prossimo weekly vlog. Ciao!